Sapete cosa fanno i comuni del PD con i nostri fondi europei? Li sprecano. Tra il 2000 e il 2014 gli italiani hanno versato nelle casse europee 210,5 miliardi di euro. L'Europa ha restituito ai cittadini 151,6 miliardi di euro. Come? Tramite fondi, agevolazioni e contributi. Se è vero che la matematica non è un'opinione, 210,5 miliardi meno 151,6 miliardi uguale 58,9 miliardi di euro. Il saldo, quindi, è negativo per un totale di 58,9 miliardi di euro. In questi 58,9 miliardi di euro sono compresi i fondi europei che l'Italia rischia di perdere per sempre. Quanti sono? 5,5 miliardi di euro. Immaginate con quei 58,9 miliardi di euro quante belle iniziative avrebbero potuto avviare i vostri comuni. Ristrutturare le scuole, gli ospedali, riparare le strade, costruire piste ciclabili, finanziare progetti per la comunità. Nel 2015 l'OLAF ha certificato ben 888 milioni di euro di frodi, ha chiuso 304 indagini e ne ha aperte 219 nuove. La principale causa di frodi e irregolarità sono gli appalti pubblici. Indovinate quale stato si piazza fra i primi posti nella classifica? Esatto. Ma i comuni del PD, come hanno speso i fondi europei ricevuti? Ecco una serie di storie vere dei comuni PD. L'esempio della Sicilia. 3 anni fa la Commissione europea ha erogato 1,6 miliardi di euro per finanziare 94 depuratori in Sicilia. Ad oggi sono partiti solo 14 progetti, mentre il 60% dei comuni siciliani è sprovvisto di sistemi di depurazione a norma. Vediamo cosa è successo in Calabria. Tra i peggiori casi di utilizzo dei fondi strutturali evidenziati dalla Corte dei Conti europea nel 2014 c'è l'aeroporto di Crotone, dove, nonostante l'uso dei fondi, i passeggeri sono addirittura diminuiti invece che aumentati. E poi c'è la Campania. Lo sapete che qualche anno fa il comune di Napoli ha utilizzato centinaia e centinaia di migliaia di euro di fondi europei per finanziare il concerto di Elton John? L'Unione Europea ha, ovviamente, chiesto i soldi indietro. Adesso basta, cambiamo tutto. Lo stiamo già dimostrando nei comuni a 5 stelle dove i nostri sindaci hanno già realizzato i nostri grandi progetti come il reddito di cittadinanza, il trasporto pubblico gratuito notturno, la riduzione del debito pubblico e l'abolizione di Equitalia. Il Movimento 5 Stelle ha le idee chiare su come amministrare correttamente i fondi europei. Programmazione basata sui veri bisogni del territorio. Maggiore trasparenza nei bandi. Presenza di un ministero dedicato alla coesione territoriale. Ripartizione dei target di spesa in maniera più omogenea durante la fase di programmazione per evitare corse alla spesa e progetti fantoccio. Via i dirigenti incapaci. Fondi strutturali esclusi dai paletti imposti dal patto di stabilità. In tutti i comuni amministrati dal Movimento 5 Stelle i fondi europei saranno utilizzati solo per lo sviluppo e la crescita economica del territorio.